Ciao a tutti, buongiorno! Ai ai, sono stanca. Ho appena finito di allenarmi, infatti come si vede dal mio outfit. Comunque, ora mi fa malissimo questa spalla. Sa che è da diversi giorni che mi fa male e non riesco assolutamente a farmelo passare. Ieri sera mia suocera, infatti, mi ha massaggiato la spalla, però non ho servito niente perché continua a farmi male. Scusate per il casino, però magari forse ci ho dormito sopra o un strappo, una contrattura, non lo so, non ne ho completamente idea. Se continua a farmi male, vado dal dottore a farmene vedere perché non è possibile. Comunque, adesso mi faccio una bella doccia. Oggi il tempo qua da noi non è uno spettacolo, infatti come potete vedere, aspettate che faccio. Cioè non è bellissimo, non c'è un bel sole, fa alquanto schifo oggi. Ah, vediamo. È arrivato a casa del mio ragazzo. È Valentino di Sottocosto questo. Eccolo là. Che volevo vedere le offerte. Poi mi vado a fare la doccia perché chiaramente sono leggermente sudata, quindi devo farla. Non è che ci sia tantissimo, però non c'è nemmeno un iPhone. Cioè, un iPhone 7. Va bene che io ce l'ho, c'ho il 6, no, insomma. Ah, no, eccolo qua, il 7. Questo deve essere il 7. No, adesso ah, è 7, eccolo qua questo. A 729 euro. Mica male comunque. 720 euro, 32 giga. Un nuovo sistema di fotocamere. Ah sì, vabbè. Ah, dal 3 al 12/2/2017. 100 pezzi, prezzo al costo. Cioè 729, 730 euro. Diciamo che è tipo in promozione una cosa del genere. L'Xbox, cioè noi abbiamo l'Xbox, ah, e tra l'altro è la One a 279. Adesso vi faccio vedere. Questa è quella che ho visto io sul giornalino, questa qua bianca. Adesso vi faccio vedere quella che abbiamo noi e poi vi dico quanto l'abbiamo pagata. Questa è quella che abbiamo. Non si vede una mazza, comunque quella nera, questa è quella. È nera, con i joystick neri, con questi. Comunque, io ci ho giocato tantissimo, infatti mi sono finita. Scusate per il casino che c'è là, ma devo rimettere a posto. Infatti mi sono finito tutto il gioco di Tomb Raider, cioè questo qui. Non sarà. Questo era insieme all'Xbox quando l'abbiamo comprata, che noi questa qui l'abbiamo pagata 3,99. L'abbiamo comprato Monopoly, che è proprio Just Dance 2016, che io ho già giocato, se no, due volte. Poi Forza 5, anche questo ci abbiamo giocato tantissimo. GTA, che è anche questo, il 5, che è anche questo qui. Non riesco ad andare avanti perché mi manca la missione. Questo qui ovviamente l'ha comprato il mio ragazzo, però non trovo quello di deve essere qua, credo sia cascato, sì, ecco qui. Un po' impolverato, però eccolo qua, Tomb Raider, quello che io ho finito. Ho finito tutto il gioco di Tomb Raider. Scusate l'inquadratura, vedete che tempo. E non sapevo come fare, lo spazio è piccolo. Comunque adesso mi vado a fare una bella doccia. Poi mi do una bella sistemata perché chiaramente sono in delle condizioni pietose. Non lavare anche i capelli. Ah, poi vi volevo fare vedere anche un'altra cosa perché mi è successa una cosa. Praticamente
L'altro giorno, quando sono andata, scusate, quando sono andata a sciare, diciamo che con la tavola ho preso un sasso e quindi mi si è rotta. È completamente da buttare via, mi hanno detto che non si poteva fare niente per ripararla, quindi ho dovuto ricomprarla. E quella che ho ricomprato, non so se vi ricordate com'era l'altra, che era la K2 rosa, non so se ve la ricordate. Ora, sperando che anche con questa non prendo il sasso un'altra volta, se no mi uccido veramente. Comunque, questa è quella nuova. Non si vedrà un cacchio nel disegno così, bianca. Gli attacchi invece sono multicolor, tipo qua e sotto è così. Non è come quell'altra, certo. Quell'altra mi piaceva molto di più. L'unica cosa che mi dispiace è che, certo, ho buttato via soldi, tanti soldi. Non vi dirò quanto l'ho pagata l'altra, perché comunque non mi va. Già solo pensarci mi prende male. Onestamente, quell'altra la preferivo perché comunque c'era il rosa, mi piaceva di più. Certo, non mi dispiace neanche questa, perché comunque l'ho scelta io, però l'altra la preferivo, ecco. Come posso dirvi? Io amo il rosa, infatti c'ho il pigiama che è rosa e la fotocamera, e la videocamera rosa che fa da fotocamera, videocamera, insomma, un po' tutte e due. Io amo il rosa veramente. Solo, infatti mi dispiace per quella tavola lì perché comunque ci tenevo. Oh, purtroppo è andata così e me la devo tenere così com'è perché chiaramente non posso tornare indietro, non, è impossibile tornare indietro, quindi me la devo tenere com'è comunque. Adesso mi vado a fare una bella doccia. C'ho ancora da rimettere a posto la tuta, la sci, quella che ho usato mercoledì. Non so neanche cosa mettermi. Consigliatemi voi. Consigliatemi. Che una parolona, consigliatemi. Non sapete neanche cosa ho nell'armadio. Comunque, vabbè. Mi metterò quei pantaloni. Pantaloni dove sono? Dove sono? Appena li trovo, quelli che c'hanno, poi ve li faccio vedere dopo. E di magliette non ne ho come punti idea, vabbè. Di magliette non le mi metterò il mio solito golfino, poi magari si sta dentro fa un grande favore. Comunque, ora questa spalla mi fa veramente veramente male. Comunque adesso mi vado a fare la doccia e ci vediamo dopo. A proposito, tra l'altro, prima che vado a fare la doccia, già nel vlog di ieri vi ho messo le foto dei tatuaggi, però siccome adesso sono belli scoperti, ve li faccio vedere. Allora, questo l'ho fatto l'anno scorso, che è quello di un anno fa, che ha le due iniziali, vabbè, le due iniziali. Poi, questo è quello che ho fatto quest'anno. Sempre qua giù c'è un iniziale ancora, però non mi è passato, non mi è guarito del tutto, infatti sulla lettera ci sono ancora le croste. Questa qua giù è una lettera, poi il resto con le stelle, e poi ci ho poi fatto questo, sempre, scusate, ecco così si vede bene, sempre le tre stelle, una piccola, media e grande. Questi erano i miei tatuaggi. Fatta la doccia, ricambiato tutto il letto, messa a posto anche la scrivania. In più, scusate un attimo, ah, ok, scusate l'inquadratura un po' così, comunque vabbè, poi il pezzo lo taglierò. Vi volevo far vedere la gravità della situazione di quando ho preso il sasso con la tavola, che mi si è letteralmente rotta tutta la tavola, compreso, farvi capire. Aspettate che appena riesco
per farvi capire, questo era il mio attacco della tavola, mi si è completamente disintegrato. Cioè, è proprio da buttare. Cioè, mi si è proprio disintegrata la tavola. Come cacchio ho fatto? Non, cioè, già un sasso. Io, siccome sono inesperta comunque, non ci so andare molto bene, ho preso il sasso in pieno. Chiaramente. Per me è normale che mi girano, certo. Il giramento di scatole c'è, però d'altronde purtroppo sono cose che succedono e non ci possiamo fare niente. È successo e basta. Certo, ho buttato via soldi inutilmente. Meglio che non vi dica quanto sono, ci rimanete male. Comunque, vi dico più di 300. Fra solo a tavola e attacchi, eh. Vabbè, io ve lo dico ormai, tanto vi ho detto più di quanto. 320, fra attacchi e tavola, e basta, scarponi poi quelli a parte. Solo tavola e attacchi, più di 320 euro speso. Cioè, ho buttato via soldi così. Così. Come se nulla fosse, cioè, per me così, gli soldi vengono così. Fidatevi che stato molto difficile, cioè tuttora quando guardo l'attacco mi vengono le lacrime agli occhi, perché ancora non ci posso credere. Scusatemi se mi stanno venendo, ma una cosa che purtroppo non riesco ad accettare. E che altro non è tanto, l'ho portata sulla neve una volta, ma il problema è che ho speso tutti quei soldi per cosa? Buttarli nel gabinetto così? Ci sto parecchio male. Questo. Al di là di quello che è successo, ah, se ne metto l'acqua però, adesso tisana, anche un attimo per riprendermi io da questo shock, diciamo. Infatti, perché ho preso il sasso e poi sono caduta. Mi sono fatto anche male a un ginocchio, ora vabbè, l'ho battuto forte, infatti ogni tanto mi fa male, diciamo. Al di là di quello che è successo comunque, non ci voglio pensare perché comunque forse non ci sto male. Adesso tisana, tisanina, tisanina la mia. Quando ho visto questa tisana, scusate, quando ho visto questa tazza a casa del mio ragazzo, me ne sono impossessata. Mi piace tanto, tanto, tanto. Comunque, tempo fa ho comprato questa tisana qui, che tengo sempre sulle buste, che vi feci un video anche quando mi feci un'altra tisana, sempre in queste buste qui, solo quell'altra era sgonfia pancia. Questa invece è dopo pasto. Però non mi piace particolarmente perché qui si sente parecchio la menta. L'altro invece si sente parecchio la liquirizia. A me la liquirizia mi piace da morire, proprio da morire. Comunque, al di là di tutto ciò, mi raccomando, lasciatemi tanti commenti sotto al video e anche sotto l'altro video che ho pubblicato ieri. Io vi mando un grosso bacio, spolliciate tanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!